Allora, fino a un attimo fa Bernardi e Rapisarda stavano ancora discutendo su quella occasione del cartellino giallo per la formazione di Trento, che invece Bernardi avrebbe voluto vedere rosso, ma al di là di queste considerazioni rimane una bellissima gara 1. Massimo Colaci, bella e dalla tua espressione anche sofferta. Soffertissima, ma questi sono i playoff, ragazzi. Bisogna sudare, abbiamo visto ieri una partita incredibile, oggi un'altra partita incredibile. I set finiscono ai vantaggi, basta una battuta, una difesa, la differenza la fanno veramente i dettagli. Oggi è stato bello giocare, mi sono divertito e niente, poi ancora più contento, insomma, perché abbiamo vinto ed era importantissimo. Non è più la Trento degli altri appuntamenti della stagione, quindi una Trento da prendere coi guanti. Ma sì, assolutamente. Trento non poteva essere quella di inizio stagione, ha un organico molto molto forte, hanno avuto dei problemi all'inizio perché hanno cambiato tanto, è difficile trovare i giusti equilibri, ma la Trento vera è questa qui e ci farà sudare fino alla fine. In casa loro bisognerà andare a vincere, non è obbligatorio, potete contare sul fattore campo, però insomma sarà sì, battaglia anche lì. Non è obbligatorio, ma insomma sarebbe una gran bella vittoria, sarà molto molto dura. Perché il fattore campo comunque nei playoff conta tanto, ma noi dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco su tutti i campi, ci proveremo, consapevoli del fatto che sarà veramente ancora più difficile di oggi. Claudio, ti lascio a Massimo, diglielo tu che abbiamo messo in risalto alcuni suoi recuperi straordinari. Lui ha detto che serve, a volte basta una difesa in più, tu ne hai fatte decine oggi. Hai anche probabilmente creato delle insicurezze agli attaccanti di Trento e costretti, tra virgolette, a commettere qualche errore in più in attacco. Sì, io insomma cerco di recuperare più palloni possibili, la difesa è il fondamentale che più mi piace, ma è quello che salta secondo me il pubblico, non basta perché poi bisogna buttarla giù. Però sì, dai, oggi sono molto contento della mia prestazione. È importante, si studiano le direzioni degli avversari, ma poi bisogna anche sapere un po' interpretare i vari momenti e niente, dai, oggi è andata bene, speriamo di ripeterci domenica. Va bene, Massimo, grazie. Grazie mille. Allora, stiamo aspettando naturalmente anche altri protagonisti, c'è Kovacevic che tra un attimo sarà tra noi, intanto ecco qua un bel primo piano della Coppa che verrà sollevata il giorno della finale decisiva, vedremo quando, dalla squadra che se la porterà a casa. I campioni uscenti di Civitanova, questa Modena un po' in alternanza, un po' in altalena, ma comunque sempre preoccupante, la Perugia favorita, la Trento outsider, davvero difficile dirlo. E intanto parliamo con Uroš Kovacevic del match di questa sera, un match che vi ha visto in partita fino alla fine, davvero poca differenza. Scusami, non ho sentito. Poca differenza questa sera, ve la siete giocata fino alla fine? Sì, è mancato poco, è mancato veramente poco, però devo dire che quello è stata la nostra miglior presentazione in campo contro di Perugia quest'anno. Abbiamo perso 4 volte brutto, almeno questa non l'abbiamo perso così brutto, eravamo pronti per vincere sta partita, però questo è pallavolo, una volta una palla cambia tutto e complimenti squadra di Perugia. Parlami un po' di quella tua invasione di campo, cosa è successo? Non voglio commentare, veramente. Tutto risolto, vi siete già parlati o vedrete un'altra volta? Ma no, non c'è niente di parlare perché non è successo nulla. Questo è pallavolo, è così. Eravamo tutti cuoti in campo e pronti per la battaglia e allora gente deve capire questo, se no mi dispiace. No, non c'è problema, infatti, finché la tensione si esprime in questi momenti direi che non c'è alcun problema, infatti, di sorta. Senti Uroš, hai detto che giustamente che questa è stata la vostra miglior partita contro Perugia. Nonostante la sconfitta, pensi che il fatto di aver giocato alla pari con la squadra che ha vinto la regular season vi dia comunque più certezze per le prossime partite contro di loro di poter portare a casa dei risultati importanti? Per quel motivo anche ho detto che quella era la nostra miglior presentazione contro di Perugia. È sicuro che significa tanto, perché se perdi 4 volte contro così vai, entri in quinta partita come? Già sai che devi perdere, invece noi abbiamo giocato per vincere oggi, soprattutto in casa loro, e abbiamo comunque dimostrato una pallavolo molto bella in parte nostra
E per quello sono molto contento. E quindi ci sarà grande battaglia anche domenica. Certo saranno. Grazie Euros. Ciao, grazie. È il momento di Podrašanin. Oh, c'è un abbraccio, non so se riusciamo a riprenderlo in tempo, proprio tra Kovacevic e Podrašanin. Ciao, ciao Podke. Allora, questo abbraccio con Kovacevic, eravate voi due che vi siete beccati prima o non ce l'aveva con te? Sì, sicuramente aspettavamo qualcosina in più rispetto alle prime quattro partite che abbiamo fatto questa stagione contro loro. Secondo me loro hanno fatto un'ottima partita, perciò sono molto contento perché abbiamo controllato più o meno a parte il secondo set e alla fine è arrivata una bella vittoria. Però secondo me serie ancora lunga, stasera praticamente abbiamo vinto solo il primo set e adesso bisogna andare a Trento a fare qualcosina in più, soprattutto in attacco se vogliamo vincere la seconda partita a casa loro. Hai eluso la mia domanda, non so se l'hai fatto apposta, ma volevo dire la lite era stata con Urso. Praticamente su cinque domande. Perfetto, subito. Allora va bene. No, volevo sapere di quell'unico momento di tensione che c'è stato un po' nel corso della partita, ma che insomma in un playoff ci sta. No, è normale, ovvio, una partita importante, abbiamo iniziato il semifinale stasera, ovvio che Trento è arrivato qua a Perugia senza niente di perdere, hanno dimostrato un ottimo livello di pallavolo e cioè, queste partite di tensione è normale, è una cosa normale perché tutti vogliamo andare in finale. Stagione è stata veramente lunga, queste partite sono più belle e più importanti, ovvio. Il calo del secondo set come lo spieghi? Siamo andati un po' fuori dalla partita grazie alla loro battuta. Poi, come ho detto prima nella prima domanda, bisogna alzare un po' i percentuali in attacco. Il break point ha funzionato abbastanza bene stasera, solo che nel nostro side out non è andato bene. Quindi, come ho detto prima, se alziamo un po' il percentuale in attacco sarebbe più semplice a casa loro. Claudio. Marco, io invece vorrei parlare un po' di muro con te, perché hai fatto un'altra grandissima prestazione in questo fondamentale. Grazie. Direi circa un muro e mezzo vincente a set, che è una percentuale eccezionale. Però mi ha colpito soprattutto il modo con cui sei entrato in campo nel fondamentale del muro. Pronti via, hai fatto un paio di azioni vincenti a muro sulla pipe, sui giocatori avversari. Tanto studio di squadra o capacità personale di capire cosa sta succedendo in quel momento? Secondo me tutte e due, ormai 10 anni che gioco in Italia, però complimenti anche allo staff, abbiamo studiato bene. E Simone Gianelli, loro organizzatore di attacco, però secondo me anche il nostro fase break, il nostro muro, bisogna stare un po' tranquillo, anche magari aspettare un po' su loro palla alto, dove sono stati molto bravi tutti e due, posti 4, che Uroš, anche Pippo. Quindi se riusciamo a controllare almeno un po' loro palla alta, perché uno dei nostri fondamentali è sicuramente la nostra battuta, dove stacchiamo il loro palleggiatore da rete, possiamo vincere più facile. Grazie Marco. Ciao. Allora, tempo di selfie per Simone Anzani, che tra un attimo sarà qui da noi e anche con lui ovviamente possiamo parlare di questo match, perché ne è stato uno dei grandi protagonisti, il braccio violento dal centro di Perugia stasera, Simone. Braccio violento, alcuni attacchi erano anche lenti, no, vabbè, dai, scherzo, oggi siamo molto contenti della nostra partita. Beh, contenti non è poco, perché comunque gara 1 portata a casa contro una formazione che ha dimostrato di essere molto presente. Beh, stiamo parlando di Trento, non stiamo parlando di una squadra... Che non è la Trento squadra di 6 mesi fa. Quindi siamo una semifinale playoff, la mia prima semifinale playoff, quindi non mi aspettavo nient'altro che niente di meno di una partita del genere, perché la gente mi chiede cosa è successo al secondo set. Secondo set è successo che loro hanno dei battitori che menano, e ci hanno messo in difficoltà di ricezione e di conseguenza in attacco. Ci hanno fatto innervosire che non si è riusciti a avere un cambio palla fluido e questo è per me l'analisi del secondo set. Senti, Colacci ha detto una cosa molto bella prima. Ha detto: mi sono divertito tantissimo. Al di là dell'aspetto professionale, quanto vi divertite a giocare partite come questa? Ma sì, noi siamo ormai per tutti, dobbiamo vincere 3-0, dobbiamo vincerle tutte e non possiamo perdere neanche una. Logicamente non è così, perché a pallavolo ci sono due squadre e quindi cerchiamo di giocarcela, giochiamo divertendoci, cerchiamo di non andare mai in difficoltà sotto l'aspetto mentale, che magari
alle volte è la cosa più difficile da mantenere con lucidità. Adesso arriva il bello. Il bello, Claudio. Simone, vediamo. Siete stati effettivamente molto bravi, perché tu dici le aspettative sono tante. Quando perdi un set la gente ti chiede di quel set, però siete stati bravi a recuperare quei momenti di difficoltà che in partite come queste è normale che ci siano. Però questo dimostra anche che siete pronti a soffrire. Quando una squadra vince tanto magari non è sempre così. Ma logicamente abbiamo imparato a soffrire, perché quest'anno ci sono state partite dove siamo andati sotto di 5, 4, 6, 7 punti, abbiamo recuperato, abbiamo sofferto, abbiamo recuperato. Dico, è la nostra caratteristica, penso, ormai, quindi non ci dobbiamo meravigliare se magari un set lo perdiamo, però penso che la reazione del terzo sia stata notevole, quindi dobbiamo, adesso noi oggi ci godiamo questa vittoria, da domani analizzeremo quello che non è andato e le cose che sono andate bene, logicamente, e dopo penseremo a domenica. Pensi che anche la battaglia nei quarti contro Ravenna abbia aiutato comunque questa capacità di saper soffrire insieme in campo? Ma sicuramente, noi magari quando abbiamo perso qualche due domeniche fa con Ravenna non ce l'aspettavamo, è stato quasi un fulmine a ciel sereno, però pensavamo di andare a Ravenna e vincere 3-0 in 40 minuti, invece non è stato così. Non è stato così, abbiamo perso, abbiamo rimesso la testa nello scatolone e abbiamo iniziato a lavorare come sappiamo. Domenica scorsa è stata una partita, no, mercoledì, è stata una partita bella che abbiamo affrontato nel migliore dei modi e dopo, di conseguenza, oggi è venuta fuori una grandissima partita. Grazie Simone. Grazie a voi. Testa allora sotto la doccia adesso, non più sotto lo scatolone, dentro lo scatolone. Lo scatolone. Decisamente.